Eccoci qua, buongiorno Maurizio Poli, Restart, anche qui ospite di Morgan Tecnica. Un bellissimo show questa mattina che ho potuto vivere sulla mia pelle, uno show della famiglia Morgan Tecnica, di tutti i collaboratori, ma soprattutto una storia di un'azienda che è nata col sudore, lacrime e sangue e oggi è qui a festeggiare il futuro della tecnologia. Sono qua con un ospite gradito che ritrovo, eccoci qua, benvenuto. Ciao. Ciao, come stai? Bene, benissimo. Affaticato dalla giornata? Sì, è stata adesso, devo dire, questa qui è la parte migliore, che incomincia a fare la decompressione. Decompressione. Il nostro amministratore, il nostro CEO che gira per tutto il mondo, che gira per tutta il mondo per vendere. Mi fermo al mondo per il momento. Per adesso il mondo, però le tue cose di vendere non sono solo queste. Però trovo la tecnologia, eccola qua, il fare e il sapere italiano e la tecnologia che c'è all'interno. Sì, i ragazzi hanno fatto un lavoro splendido questa volta, sono riusciti veramente a combinare il design con la sostanza ed è fatica, questo è fatica, quindi io sono particolarmente orgoglioso di loro. Io sono felice di essere qua perché Restart, il titolo completo è Restart, oltre la crisi il plus italiano. Cioè, miglior fotografia di questa non poteva esserci di un'azienda nata dalle ceneri di sofferenza, nata dalla volontà, la caparbietà di qualcuno e dopo il team si è aggiunto che crede nel progetto, crede nel futuro. Sì, è nata da un lavoro di squadra, diciamo, il cuore pulsante è ancora mio padre. Lui viene in azienda magari poco, ma quel poco basta per dare l'energia, per dare gli input. Ti fermo un attimo, lo so che non si fa, ma oggi l'emozione, andate sul sito sulla pagina Facebook di Morgan Tecnica e troverete l'intervista di suo papà. Oggi l'emozione mi ha colpito proprio qui allo stomaco vedere questa storia. Vi invito ad andare a vederla sulla pagina di Morgan Tecnica perché troverete un filmato di un uomo e di una storia. Scusami che ti ho interrotto. No, hai fatto bene, è stato veramente un momento emozionante anche per me. E non ti nego che quando è entrato e ho sentito l'ovazione dei dipendenti spontanea, genuina, è stata una forte emozione. È venuto proprio anche lì dal basso, ho sentito proprio il fiato dell'energia del corpo che veniva fuori, proprio, oh, non era niente di pagato. Pensa che io a mio padre gli avevo detto, oh, mi raccomando, adesso quando esci non ti emozionare. E lui invece ha fatto emozionare tutti gli altri. Sì, è vero, è vero, anche a me che non conoscevo bene così a fondo. Tuo papà, ho potuto vedere la fatica di un uomo, ma la gioia anche di un uomo che ha realizzato un suo sogno. Sì, c'è stato molto lavoro dietro, le cose non nascono per caso, però siamo contenti, stanno andando bene. Stiamo seminando, stiamo preparando il terreno per i prossimi 10 anni di questo crescita. Questo è oltre Industria 4.0, questa è? Questa qui è AI, Artificial Intelligence. L'Industria 4.0, dicevo oggi, per carità, ben venga, ma noi siamo nati con le caratteristiche dell'industria 4.0. Le nostre macchine si possono collegare alla rete, hanno l'input dei dati, l'output per le analitiche, la possibilità di collegarsi da remoto, ma il punto è che sono sempre state così, fin dal 2008. E quindi tutto questo parlare dell'industria 4.0, adesso non dico che non lo capiamo, ma non è stimolante. Stimolante è AI, Artificial Intelligence, questo è il futuro. Questo è il futuro, questa è Morgan Tecnica oggi, questa è la fatica di Morgan Tecnica. Questo è l'inizio. È l'inizio. Perché quello lì è un capitolo nuovo che non è che si sta scrivendo giorno dopo giorno, gli orizzonti sono chissà dove sono. Chissà dove sono. I collaboratori oggi di Morgan Tecnica quanti sono? Diretti? Non lo so. Non lo sai, però oltre 100 persone siamo collaboratori. Con le filiali estere, con le filiali estere, ricordiamo dove sono le vostre filiali estere. Abbiamo una filiale a Bangalore in India, storica, nata lo stesso anno che è nata l'azienda in Italia. Poi abbiamo la filiale a Montreal per tutta l'America, abbiamo la filiale a Hong Kong e stiamo aprendo la filiale a Shanghai per la Cina. La cosa che mi ha impressionato di più è stato il 95% del fatturato è estero. Quindi export, sì. Export, quindi dove andremo a vendere queste nuove macchine? Dove si produce, ma sai, questa in particolare, ecco, mi aspetto anche in Italia, c'è un ritorno. L'Italia c'è una leggerissima inversione di tendenza,
e a noi non è che ci divertiamo andare a vendere all'estero, noi vendiamo dove c'è mercato. Dove c'è mercato, ovvio. Ovviamente. In Italia c'è una ripresa, e soprattutto questo modello, che è una macchina a foglio singolo che entra in settori, quali quello della pelle, quello della grafica, ci aspettiamo tanto anche dall'Italia. Play One, cioè un telo unico. Sì. Che diversità c'è tra le concorrenti di questa macchina qua, senza i segreti che sono nascosti dentro nella tecnologia? Lo spiego in un modo che l'ha capito anche mia mamma, quindi... Benissimo. E noi vogliamo... Con tutto rispetto per mia mamma, ma lei ci mancherebbe. Non si occupa di tecnologia. Avete presente quei treni veloci che galleggiano sui binari, che sì? Vediamo in Asia, super veloci? Ecco, quel tipo di tecnologia esiste anche sui motori, si chiamano motori lineari. Sono dei motori magnetici che hanno delle prestazioni incredibili in termini di accelerazione, velocità e precisione. Non li abbiamo inventati noi. No. Però forse siamo stati i primi a prenderli e provare ad applicarli su questa macchina. Ed è stata una sperimentazione, come ne facciamo tante. Una di quelle che però è andata a buon fine. Copiare dai giganti nel senso del treno che si muove sulla rotaia, vediamo anche la dinamicità della... A noi ci interessavano le prestazioni e quindi abbiamo fatto un'indagine su come raggiungere degli obiettivi per entrare nel mercato, perché questa macchina apre a noi un mercato nuovo e volevamo entrare come leader, subito, mettere sul mercato la macchina più veloce, la macchina più precisa. Quindi c'è stato un lavoro di ricerca, non indifferente, mi sono messo in prima persona, anche ho dedicato molto del mio tempo. Poi abbiamo individuato la tecnologia, poi abbiamo individuato il fornitore e poi abbiamo fatto tutto quello che si fa in questi casi di prove e sperimentazione. Siamo arrivati al risultato. E il risultato è stato al di sopra delle aspettative. Hai presente quando attacchi la corrente e parte, cioè buona la prima, sì, e dici... Caspita! Funziona. Infatti è strana però questa cosa. Strana questa cosa qui. Succede mai nella vita reale. Questo sarà un porto fortuna per maggiori vendite anche in Italia, però trovo il brain che c'è qua dentro, il cervello è italiano. Chi ha pensato questa cosa, che ha avuto, come si suol dire sempre, saltare oltre l'ostacolo e vedere un qualcosa che altri non vedono. Questo eri tu, questo sei tu che hai visto qualcosa in futuro? Io e i miei collaboratori, in particolar modo uno è responsabile dell'R&D, lui per me è una persona... Come si chiama? Si chiama Luca. Che lo salutiamo, Luca. Lui mi stimola. Ti stimola? Mi dà gli input. Ti provoca? Ti provo e mi stimola e ci stimoliamo a vicenda. È una bella testolina. Quindi il brainstorming, come dicevi tu, è sempre importante in un'azienda che pensa alla tecnologia e pensa al futuro. Quindi... diretti, indiretti, fornitori, ho visto, assistito a clienti che venivano da tutto il mondo oggi, sì. Fornitori che venivano da tutto il mondo, acquirenti speriamo che arrivino da tutto il mondo. Questa cosa io non la darei per scontata, perché va bene la cornice, va bene tutto, l'hanno scoperto adesso. Certo. Venire dall'estero, credimi, abbiamo gente dalla Corea, dal Giappone, dalla Cina, dalle Americhe, dall'est d'Europa, dall'Africa, Mauritius, per vedere una macchina, uno si chiede, ma eppure sono venuti e sono venuti entusiasti, sono venuti convinti. C'è una storia di Morgan Technica precedente, sono venuti a vedere cosa ha pensato Morgan Technica per il futuro. Penso che sia stato uno stimolo molto importante per voi. Ricordiamo sempre che Restart, oltre alla crisi di Plus Italiano, è questo. Questo è l'esempio di piccole aziende, nata nel 2008, oggi siamo nel 2017. Oggi tua sorella ha potuto elencare anche tutto quello che è il vostro Plus dal punto di vista finanziario. Siete i numeri uno anche come rating da questo punto di vista, che non è una cosa secondaria oggi nel mercato italiano. Non è una cosa secondaria. Quindi questo è il futuro che andrete a cercare su nuovi mercati. E l'oggi è le fiere di domani, quindi le fiere di domani dove sarete presto? E siamo settimana prossima, siamo a Francoforte, la fiera più importante del settore. La prima settimana di giugno siamo ad Atlanta negli Stati Uniti, a settembre siamo a Shanghai. Nel mentre forse me ne dimentico qualcuna, ma se ma me ne dimentico vuol dire che non è importantissima. Queste tre comunque sono il nocciolo, il cuore della presentazione vostra al mondo. E abbiamo voluto fare questa preview per gli addetti ai lavori e per i clienti,
settimana prossima tutti potranno venire alla fiera di Francoforte che si chiama Tech Process e vederla in azione. Io ho visto anche l'entusiasmo che c'era tra il pubblico qua. L'ho visto anch'io. Ho sentito proprio, molto. Mi è piaciuto molto lo show di presentazione, mi è piaciuto molto il Cirque du Soleil che come provocatore è stato coinvolto nella tecnologia, quindi l'uomo affiancato alla tecnologia. È fantastico, Joel Bakker è fantastico. Lui è un clown acrobata. Oggi ha fatto solo la parte di intrattenitore clown, ma credimi, lui ti può stupire come acrobata, io l'ho visto. A me ha stupito. Come uomo è veramente una persona piacevole. Immagino, ma quello che mi ha stupito, non tanto conoscendo te e il tuo team e la tua famiglia, l'intelligenza di poter abbinare qualcosa di simpatico a qualcosa che, volendo vedere, è freddo, sì. È una macchina, è un pezzo di metallo con del software e della tecnologia. Invece voi avete dato un cuore anche a questa cosa qui. Eh sì, ma l'abbiamo anche un po' studiata questa, perché alla fine scopriamo un telo e non è che sotto c'è la nuova Ferrari della Formula 1, c'è una macchina da taglio fatta bene, bella. E bisognava condirlo un po', bisognava fare lo show, bisognava rendere tutto. Ma hai detto voglio essere il numero uno nel mio settore. La Ferrari sarà numero uno nel suo di settore, voi diventerete il numero uno nel vostro settore. Questo, quindi guarda, questa è la sfida. Questa è la sfida, perché la Ferrari è Ferrari, Morgan Tecnica è Morgan Tecnica. Nel suo settore però Morgan Tecnica quando parte è nelle prime file e combatte per il podio numero uno, sì. Come dicevi tu. Il secondo e il primo. Secondo e il primo cosa sono? Il secondo è il primo dei perdenti. Quindi non si ricorda nessuno del secondo, ti ricordi tu a malapena chi ha vinto le Olimpiadi di un pari settore, ma non ti ricordi il numero due. Quindi voi avete l'ambizione, come hai detto tu, che mi è piaciuto, ma è giusto anche questo qui, l'arroganza di poter essere i numeri uno. Sì, è un po' forte, però no, è così, ma il termine alla fine ci sta. Se non sei cattivo nel inseguire i tuoi obiettivi e se non metti l'asticella molto alta, è difficile che ce la fai. E poi per concludere mi è piaciuto, ti chiederò un'ultima cosa, ma prima mi è piaciuto molto anche la capacità tua personale di trovare una nuova sinergia con il concorrente tedesco, che si chiama? Anton, che era presente, che ha portato, sì, vi siete corteggiati, aperte e chiuse virgolette, per un 2 o 3 anni, e eravate su fronti opposti, sì, sì. Italia-Germania. Capiamo bene cosa vuol dire Italia-Germania. Sì, certo. Invece Italia-Germania, team adesso. Sì, lui è un tedesco un po' più italiano e forse noi siamo degli italiani un po' più tedeschi, quindi è stato facile anche incontrarsi. Tedeschi nel senso che a noi ci piace comunque mettere regole, essere abbastanza precisi, dare importanza al metodo. E lui è sufficientemente aperto di mente per gestire gli imprevisti come fanno gli italiani e per non farsi prendere dal panico quando le cose non vanno subito. Soluzioni. E c'è sempre stata amicizia, rispetto e stima, quindi le cose non potevano che andare bene insieme. Io ho visto delle emozioni in lui oggi che mi è piaciuta. Per essere un unconventional CEO, sei veramente unconventional CEO, sei un CEO molto diverso. Mi hanno detto che mi hanno presentato così, non ci avevo fatto caso perché stavo inciampando nel filo quando sono entrato. Ho visto un attimo di... non ho sentito come l'aggettivo che l'aggettivo ha usato, è questo qui, no, te lo do perché è vero, però questo vuol dire che, però ricordiamoci sempre, questo è un detto sempre che vale per tutte le aziende, il fatturato è vanità, la cassa è la realtà. Qui troviamo tutte e due, sia il fatturato che la realtà. Sì, sì, alla fine mi interessa a me la crescita, avere dipendenti contenti, avere un clima sano, avere clienti contenti. Poi il fatturato è importante, però sono numeri. I soldi sono importanti, però non sono tutto. Adesso non voglio scivolare nella retorica. No, non è retorica, questa è realtà che abbiamo toccato con mano oggi, vivendo qua e vedendo e conoscendo l'azienda. Ultima cosa, il fatturato in Italia, 5% solamente, questa macchina analzerà questo importo? Noi sì, come ho detto l'asticella l'abbiamo messa molto alta, quindi anzi non quando parliamo di fatturato non la mettiamo proprio, andiamo. E l'ultima cosa che mi ha colpito, che riguarda i tuoi collaboratori, è il clima interno della tua azienda. Sono fantastici. No, ma è anche il metodo che hai, si parla molto adesso di welfare aziendale, mi sono accorto parlando con te, dialogando con te, preparando questa intervista, eccetera, che c'è il metodo, aperte e chiuse virgolette, che c'è di IKEA. Cioè nel senso che tu fai delle cose, le stai già applicando,
Ma me lo dicono dopo, lo scopro dopo che IKEA ci copia. Eccolo, questa è bellissima, IKEA ci copia. Però questo clima aziendale, dando del welfare concreto e dando l'opportunità di poter vivere in un clima così bello, io penso che possa essere preso a esempio da molte piccole e medie imprese e da molte piccole aziende, che possono prendere queste positività, questi piccoli spunti che vengono applicati nel concreto del fatturato e di questi risultati, che possono essere poi copiati per dare successo, serenità e prosperità a tante altre piccole aziende, alle loro famiglie e ai loro collaboratori. Quindi direi che la concludiamo con un virtuale applauso mio personale per la vostra famiglia e per il vostro impegno. Un tuo augurio ai tuoi clienti e alle persone che seguiranno questo filmato. Auguro ogni bene, basta. Ogni bene, e quindi buona festa per questa sera, sì, per i tuoi clienti. Certo. Tu ci sarai, vero? Io ci sarò, perché non si può mancare alla festa, ma complimenti perché, quella è la cosa importante, quello che abbiamo fatto oggi. Beh, quello che è stato oggi era l'emozione, l'hai usata parecchie volte questa parola, sì, qua, e ti faccio i complimenti perché sei una persona di emozioni che si traducono in realtà. Grazie. Complimenti, in bocca al lupo per, grazie, il fatturato. Ciao. Salutiamo da Restart, oltre alla crisi di Plus Italiano, al prossimo incontro.